La sala regia ha stipato ambasciatori e diplomatici in rappresentanza dei 182 paesi con cui la Santa Sede intrattiene rapporti diplomatici. Il Papa tiene il suo discorso, denso, articolato, realista nel segnalare le questioni fondamentali per l'umanità. Pace innanzitutto, non un bene scontato, anzi un lontano miraggio per troppi, in un clima di diffusa paura che genera incertezza e angoscia per il futuro. In uno scenario drammaticamente fosco, Francesco pronuncia la parola speranza e spiega il significato profondo di quella pace che continua ad invocare. Essa è un bene positivo, il frutto dell'ordine impresso nella società umana da Dio e non la semplice assenza della guerra. Nel ripercorrere 12 mesi di impegni e viaggi, Papa Francesco esalta il valore dell'incontro e del dialogo e rinnova la condanna di chi usa l'esperienza religiosa come pretesto di violenza e di chiusura. Si tratta di una follia omicida che abusa nel nome di Dio per disseminare morte, nel tentativo di affermare una volontà di dominio e di potere. Faccio perciò appello a tutte le autorità religiose perché siano unite nel ribadire con forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio. Un appello che chiama in causa anche i leader politici. È loro responsabilità promuovere politiche sociali che evitino il dilagare dei fondamentalismi, eliminare cause che fomentano le guerre e le ingiustizie. Il pontefice rinnova anche il suo appello in favore di un gesto di clemenza nei confronti dei detenuti e torna sul tema a lui caro, dei migranti. Un approccio prudente da parte delle autorità pubbliche non comporta l'attuazione di politiche di chiusura verso i migranti, ma implica valutare con saggezza e lungimiranza fino a che punto il proprio Paese è in grado, senza ledere il bene comune dei cittadini, di offrire una vita decorosa ai migranti, specialmente a coloro che hanno effettivo bisogno di protezione. Elogia Italia, Germania, Grecia e Svezia per la capacità d'accoglienza, Francesco, ma bacchetta l'indifferenza di altri. Poi il pensiero a bambini e giovani, spesso vittime di sistemi ingiusti e di ogni genere di violenza. E il grido di dolore per quanto avviene in Siria e Medio Oriente. Infine, la preoccupazione per l'Europa. Di fronte alle spinte disgregatrici è quanto mai urgente aggiornare l'idea di Europa per dare alla luce un nuovo umanesimo basato sulle capacità di integrare, di dialogo e di generare che hanno reso grande il cosiddetto vecchio continente.